L'emozione non ha voce è presentato da Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico e formatore. Dirige il Centro per la Didattica Cooperativa, che si occupa di ricerca, formazione e progetti sul campo dell'apprendimento cooperativo. È autore di Tutti per uno, uno per tutti. Amici insegnanti, faccio con grande piacere questo breve video che mi ha chiesto l'amico Marco Orsi. Io sono Stefano Rossi, dirigo il Centro per la Didattica Cooperativa e, come ormai molti di voi sapranno, ho modellizzato, ho messo a punto il metodo della didattica cooperativa, che vuole insegnare a bambini e ragazzi a cooperare in classe all'insegna dell'empatia. Allora, Marco mi ha chiesto di fare questo breve video di una decina di minuti in cui offrire un mix di riflessioni e strumenti agli insegnanti, non solo della rete senza zaino, per rendere il momento dell'intervallo non un momento caotico, non un momento di confusione, ma un momento educativo, un momento, se vogliamo, in cui ci possa essere anche della poesia dal punto di vista educativo. Allora, farò in questo breve video, come di consueto faccio nelle mie formazioni, guarderò il tema da due angolature. Allora, la prima vuole essere un'angolatura legata alla visione. Voglio parlarvi in questo breve video dell'empatia e di quella che nella ricerca pedagogica che io porto avanti ho chiamato etica dell'empatia. Allora, cominciamo col dire perché c'è bisogno di formare dei cittadini, innanzitutto da un punto di vista etico. Il nostro tempo, possiamo chiamarlo il tempo della evaporazione dei valori. Io uso spesso questa immagine che è la colonna dei ciechi. Questo è un quadro del pittore Bruegel, di Bruegel il Vecchio. E cosa osserviamo in questa colonna dei ciechi? Osserviamo uno dietro l'altro una serie di ciechi capeggiati a loro volta da un non vedente. Ora, la parabola dei ciechi ha un destino inevitabile. Il destino inevitabile della colonna dei ciechi qual è? È finire nel precipizio. Allora, dal mio punto di vista, da un punto di vista etico, il nostro tempo, per molti aspetti, non è molto diverso dalla colonna dei ciechi di Bruegel. Perché? Perché siamo stati accecati. Che cosa ci ha accecato? Noi siamo stati accecati da quello che potremmo chiamare il mito della felicità. Ora, dobbiamo capire che i miti non sono semplici idee. I miti non sono idee che semplicemente pensiamo, sono qualcosa di più potente. I miti sono idee che ci possiedono a nostra insaputa. Molti, diciamo, genitori in buona fede hanno cresciuto i figli secondo un assioma pericoloso. Hanno detto ai loro bambini: figlio mio, io voglio che tu sia felice a qualsiasi costo. Ecco, quel a qualsiasi costo è il problema che ci chiede oggi di fare una più significativa educazione alla cittadinanza. Perché sii felice a qualsiasi costo vuol dire sii felice, come dire, a discapito dell'alterità dell'altro. Ecco la cecità etica, una cecità etica che noi ritroviamo nella misura in cui nel nostro tempo si è fratturata, c'è cioè un'enorme frattura, e lo vediamo anche nel grande tema delle mascherine, c'è stata un'enorme frattura tra libertà e responsabilità. I figli della felicità, ma anche gli uomini e le donne che sono stati accecati dal mito della felicità, sono convinti che la libertà esista solo fuori dalla responsabilità. Ma una libertà fuori dalla responsabilità, qui il tema delle mascherine, no? Cade preciso, una libertà fuori dalla responsabilità è un'illusione. Allora il problema è come educare al senso di responsabilità bambini e ragazzi che invece crescono in questo tempo della cecità etica. Perché io parlo di etica dell'empatia e non parlo di semplice empatia? Parlo di etica dell'empatia definendo l'etica dell'empatia come una sorta di cultura,
una sorta di bellezza, una sorta di attitudine che possiamo coltivare nei bambini e nei ragazzi, insegnando loro, ecco il versante etico, a creare ponte con l'alterità. L'alterità in qualsiasi forma essa si presenti. Infatti il nostro problema, scusate, il nostro tempo ha un grande problema con l'alterità. E cosa vuol dire creare questo ponte? Per creare questa alterità io propongo qui ovviamente se volete potete approfondirlo sui miei testi, nell'ultimo testo che ho scritto, Menti critiche e cuori intelligenti, propongo due filoni. Il primo filone dell'etica dell'empatia è una mente critica. Allora noi dobbiamo insegnare ai nostri bambini e ragazzi lo sguardo sul mondo dei filosofi. E qual è lo sguardo sul mondo dei filosofi? È lo sguardo che non si abitua mai del tutto al mondo. Pensate alla caverna di Platone. Uomini nati incatenati. Siamo tutti nati incatenati, in catene a fissare le ombre sul muro. E qual è il filosofo? L'uomo filosofo spezza le catene, si domanda cosa siano quelle ombre e va alla ricerca della luce. Ma la dimensione della mente critica non basta. Pensare bene, mente critica, non è garanzia di pensare il bene. Allora qui parte tutta la dimensione che nella mia ricerca pedagogica io porto avanti sul cuore intelligente. Dobbiamo formare una mente critica, ma dobbiamo formare un cuore intelligente. E come si educa un cuore intelligente? Noi dobbiamo offrire tramite delle storie, io questo libricino viola che vedete alle mie spalle, ho messo 40 storie e queste 40 storie, 20 sono sulla mente critica e hanno delle lenti critiche, 20 sono sul cuore intelligente. Perché? Perché noi dobbiamo mostrare ai bambini e ai ragazzi di oggi che vivono nel tempo, abbiamo detto, della colonna dei ciechi, delle metafore, delle lenti per comprendere qual è il messaggio nascosto nella felicità, nella tristezza, nella paura, nella rabbia, come si coltivano le virtù del cuore, la resilienza, l'autostima, la grinta, il desiderio. Ecco, la bellezza delle storie, queste 40 storie che ho racchiuso, qual è? È mostrare delle lenti ai bambini e ai ragazzi di oggi, ai bambini e ragazzi che ritroveremo in classe, in presenza, forse a distanza, chi lo sa. Allora, un primo strumento che possiamo mettere in campo per proporre questa etica dell'empatia, che è il tema di questo video, è creare il rito di una storia sul cuore intelligente o sulla mente critica. Abituiamo e accogliamo i nostri ragazzi, i nostri bambini, non so se all'intervallo, non so se a inizio lezione, non so se inizio settimana, ma create dei riti. Il nostro tempo liquido che ha polverizzato ogni soglia ha bisogno di riti. Allora, fatta questa premessa, vi racconto uno strumento che amo molto e che ho spesso utilizzato nei progetti con i miei ragazzi birichini, con i miei ragazzi oppositivo provocatori. E questo strumento si chiama la sedia dell'empatia. Allora, la sedia dell'empatia è uno strumento, è un rito, no? Ancora una volta torna questo termine. È un rito che possiamo creare in classe. Io propongo nel mio metodo della didattica cooperativa di avere questa sedia che intanto possiamo personalizzare con i bambini e ragazzi. Coloriamola e spieghiamo loro che questa è una sedia speciale. Perché la sedia dell'empatia è una sedia speciale? È una sedia speciale perché noi esseri umani siamo strani. Per la verità siamo bizzarri. E i ragazzi lo sono ancora più di noi. Perché? Perché abbiamo un uso rovesciato della parola. Cioè, quando usiamo una parola che ferisce, magari una parola che deride, addirittura a volte una parola che umilia un compagno, ci sentiamo a volte a nostro agio. Addirittura alcuni di noi si possono sentire forti. Al contrario, quando invece ad un amico, ad una persona a cui vogliamo bene, vorremmo o dovremmo donare una parola di empatia, una parola dolce, una parola grata, ci sentiamo a disagio. Allora, partiamo da questo presupposto. La sedia dell'empatia vuole rovesciare, diciamo, il disagio delle parole gentili, delle parole calde, in qualcosa di bello. Allora, fatta questa premessa, il mio consiglio è
Per prima cosa, ovviamente dipende da che rapporto avete con i vostri ragazzi o con i vostri bambini in classe, andate voi sulla sedia dell'empatia e aiutate i vostri studenti dicendo che la sedia dell'empatia è una sedia in cui chi si siede ha per qualche minuto la possibilità di ricevere delle carezze al cuore. Delle carezze al cuore che possono avere diciamo tre diverse tipologie almeno. La prima è la gratitudine. Io mi siedo di fronte ai miei ragazzi birichini e dico: ragazzi, non siete obbligati. Chi ha voglia e chi se la sente è assolutamente libero di dirmi grazie a ste perché. Ecco, attenzione, se usate questo rito di empatia con la vostra classe, è importante la dimensione del perché. Perché è nella dimensione del perché che io metto, diciamo, attorno a questa parola di empatia una verità legata alla relazione tra me e te. Allora, prima carezza, grazie ste perché, grazie maestra per te. Perché, scusate. Altro volto della carezza d'empatia può essere di te apprezzo che. E allora qui lavoriamo sul riconoscimento, sull'autostima. E anche questa sembra una cosa scontata, ma pensate a questa sedia dell'empatia fatta anche tra colleghi. Perché non provare a farla tra insegnanti, tra colleghi di team? Mettete questa sedia dell'empatia e a turno i vostri colleghi, che spero non abbiano un rapporto sociopatico nei vostri confronti, nei confronti del mondo, potrebbero dirvi: Paola, Francesca, Luisa, non ti ho mai detto che di te apprezzo questo. Terza tipologia, grazie perché, di te apprezzo che e scusami, scusami per quella volta in cui. Allora, in classe, se vogliamo prevenire forme di bullismo, di conflitto a vari livelli, insegniamo anche ai bambini ragazzi questa bellezza del chiarimento. Partite voi docenti, vi sedete sulla sedia dell'empatia e scrivete magari alla lavagna grazie perché, scusa per quella volta in cui, di te apprezzo che. E lasciate liberi i bambini o i ragazzi di partire, di donarvi qualche carezza. Qui è importante che voi facciate notare loro quello che io chiamo l'effetto coperta calda. Perché? Quando un bambino o un ragazzo, insomma, avrà il coraggio di donarvi queste parole di empatia autentiche, ditegli grazie. Ovviamente chi è sulla sedia può, anzi, è bene accetto che risponda. Ditegli grazie perché avrete sentito uno strano calore sul cuore, la coperta calda. Quando noi doniamo all'altro una parola di empatia, prendiamo una coperta calda e avvolgiamo il cuore, il suo cuore che magari fino a qualche minuto prima magari batteva al freddo, magari si sentiva solo. Però qui c'è la bellezza, io lo chiamo il miracolo dell'empatia. Quando noi doniamo questa coperta calda che accarezza il cuore dell'altro, accade un piccolo miracolo, una duplicazione della coperta. Perché facciamo notare al ragazzo o al bambino che ci ha appena donato questa parola e chiedetegli: ma tu senti qualcosa qui al cuore? Senti una strana emozione che si posiziona qui, come uno strano calore? Ecco la magia della coperta calda. Quando noi doniamo una parola di empatia, la coperta calda avvolge il cuore dell'altro, ma avvolge anche il cuore di chi la dona. Ecco allora che l'etica dell'empatia vuole essere un'etica tramite questo semplice rito della sedia dell'empatia, con cui insegniamo ai bambini e ragazzi che accarezzare il cuore dell'altro è un modo per far risplendere anche la verità del nostro cuore. È un'etica del bene in cui anche noi stiamo bene, ma molte incognite sono sopra di noi. Creiamo un rito che dia anche quella dentro la liquidità di questa situazione. Questo è il rito delle storie. Speriamo che la scuola rimanga aperta come tutti desideriamo, ma le storie si potrebbero portare avanti sia nella didattica a distanza sia nella didattica in presenza e può essere una etica dell'empatia, un'etica della carezza
che doniamo ai nostri bimbi, ai nostri ragazzi, ma in fondo la doniamo anche a noi. Buon inizio anno scolastico, buon inizio a tutti, a voi e ai vostri ragazzi.